Con Emiliano, capitano del Gozzano e uno dei grandi ex quest'oggi, non eri l'unico. Buona gara da parte del Gozzano, alla fine portate a casa un pareggio che forse per alcuni tratti della gara vi può anche star stretto per quello che si è visto. Dietro avete sofferto poco, al di là dello svarione sul gol. Qual è la tua opinione sulla gara e quali sensazioni hai del gruppo nel quale ti trovi? Ma sicuramente stiamo costruendo un grande gruppo, lavoriamo tanto, lavoriamo bene, c'è intensità e siamo partiti bene anche oggi. Primo tempo da 0-0, loro hanno avuto un paio di occasioni sui tiri da fuori area e noi una con Ruffini su un cross e poi purtroppo abbiamo iniziato malissimo, complice un mio errore sul passaggio e quindi la squadra ha preso vantaggio, però abbiamo reagito bene. E abbiamo avuto pure l'occasione per poterla vincere, Ecco, da ex datato, nel senso che eri qua qualche anno fa, che cosa hai rivisto qua Cuno, quanto hai rivisto del Cuno di un tempo e soprattutto che sensazioni hai avuto della squadra biancorossa? sono passati 10 anni dall'ultima volta, quindi sicuramente è una bella atmosfera, giocare qua a Cuneo è sempre bello, quindi mi ha fatto piacere molto. Grazie.